tutti, oggi voglio presentare uno dei luoghi più amati da giovani e da turisti di Taipei, Ximending. Questo è un quartiere situato a nord-est di Wanhua, una zona commerciale e importante ad ovest di Taipei. Quindi, come arrivarci? Vediamo un po' i mezzi di trasporto. Dal momento che molte linee dell'autobus si riuniscono sulla via Zhonghua, Ximending è un'area importante per i trasferimenti dell'autobus. Ci sono diversi numeri dell'autobus che si possono prendere dall'Università Fuzhen e che arrivano a Ximending, come per esempio il numero 2035 Blu 2 e tanti altri. Ximending è molto vicina alla fermata della metropolitana Ximen. La stazione Ximen è una stazione di cambio che può essere raggiunta sia con la linea verde Zhongshan Xingtian che con la linea blu Bannan. Il teatro Honglo, situato nella via Chengdu, ed un edificio storico. Infatti è stato costruito nel 1908 in stile occidentale. In questo teatro, noto anche col nome Bajiaotang, che vuol dire la sala dalla forma ottagonale, adesso ci sono dei negozi o dei zona per spettacoli. Dove siamo adesso? Siamo a Ximending, una zona di Taipei, e siamo sulla strada dei cinesi. Ho sentito parlare di questo posto, è un posto ricco di monumenti storici popolari. Sì, molti studenti vengono qui per guardare il film o fare la sciarpa durante le vacanze. Wow, fantastico! Quindi andiamo a guardare il film. No, vorrei andare in una libreria lì vicino e comprare un album di foto di dei gruppi che mi piace. Oh, c'è qualche negozio qui riguardo. Sì, ci sono molte librerie e ci sono molti negozi di dischi. E questo è anche un luogo di ritrovo e per gli amanti della musica e cultura pop. Ok, bello, ma adesso ho fame. Possiamo andare a mangiare qualcosa? Certo, vorrei mangiare qualcosa cibo taiwanese. Ah, un posto da comandare. Secondo me no, non lo so. E tu? C'è un posto molto buono. Ah, sì, andiamo subito. Siamo arrivati a questa trattoria che si chiama Tiantian Dimensi. Ah, mi piace questo piatto che si chiama Rouban in cinese e in italiano si chiama riso con maiale brasato. È un piatto tradizione in Taiwan. Mi piace questo piatto, si chiama Luo Cao in italiano, è cortino di carota, è fatto con carota bianca. Mangiare. Oggi è un napo nazionalista per mangiare il cibo. Andiamo? Andiamo. Può mangiare il fragola? Whisky con crema. Che sapore vuoi? Vorrei mangiare il cibo con sapore dolce.
Leone. Il tempo di oggi è completo. Ma va bene. Non c'è niente di più felice che mangiare il gelato e il verde. Buonissimo. Ecco perché preferisco il gelato italiano rispetto ai gelati stranieri.